A casa scaricate il programma Audacity, tanto è gratis, è anche leggero, si installa in pochi secondi e poi divertitevi a registrare un sacco di suoni come ho fatto io con le chitarre, le varie corde di chitarra, con il fischio delle varie persone, con il flauto e con il canto vostro, di amici, dei familiari. Qui abbiamo anche disponibili i file audio di 5 strumenti particolari: sassofono, organo da chiesa, clarinetto, pianoforte, violino. E li carichiamo tutti quanti in Audacity, li selezioniamo, li trasciniamo tenendo premuto sempre Control, premiamo su OK ciascuno di loro, aggiustiamo come al solito Control F e Control Alt F ed ecco qua i 5 profili sonori messi in fila: sassofono, l'organo, clarinetto, pianoforte e violino. Allarghiamo lo zoom e che cosa vediamo? Vediamo che hanno tutti timbri diversi, tutti profili diversi, però tutti periodici. Il pianoforte si vede poco, quindi adesso proviamo ad amplificarlo. Clicchiamo sul pianoforte, amplifichiamo, ok. Purtroppo più di così non si riesce ad amplificare. Eccolo. Dunque lo selezioniamo tutto, ecco qua, tutto selezionato, e poi effetti, amplifica. Selezioniamo un periodo del sassofono, è questo, c'ha un andamento molto diverso dagli altri profili sonori. Ricordiamo che queste sono sempre le sovra e le sottopressioni registrate dal microfono del computer in un punto particolare dello spazio, che è dove sta lui, al variare del tempo. Il profilo dell'organo invece è questo, ecco un periodo molto complesso, il clarinetto, un periodo, il pianoforte e il violino. Ora confrontiamone solo due, il sassofono e l'organo. Ovviamente il suono emesso dall'organo e dal sassofono sono diversi, infatti hanno diversi timbri, però la nota che emettono è la stessa. In questo esempio, da che si capisce? Si capisce dal fatto che il periodo dura lo stesso per entrambi. Questo è il periodo del sassofono e questo è il periodo dell'organo, quindi hanno lo stesso identico periodo. Andiamo a guardare lo spettro armonico dei due suoni. Cominciamo dal sassofono, lo selezioniamo tutto, analizza mossa spettro, questo è lo spettro del sassofono. Andiamo a leggere il picco, il valore di picco, quando il cursore sta qua sull'armonica fondamentale, leggiamo 220 Hz, la seconda armonica 4,40, poi 6,60 e così via, 880, tutti multipli di 220 Hz e queste sono le infinite armoniche che vanno smorzandosi di ampiezza. Adesso selezioniamo il profilo dell'organo e di nuovo mostriamo lo spettro e vediamo che le frequenze dello spettro armonico sono le stesse di prima, perché 220 Hz, poi 440, poi 600, questa qui c'è prima, 660, questa molto piccola, 660, 880 e così via. Quindi vediamo che i due strumenti musicali emettono le stesse identiche frequenze, tutti multipli della 220 Hz. Ma se i loro suoni sono composti esattamente dalle stesse frequenze, 220 Hz, 440, 660, 880 e così via, perché sono due suoni diversi, cioè hanno due timbri diversi? Hanno due timbri diversi perché, pur essendo le stesse le frequenze emesse, però ciascuna frequenza è emessa con un'ampiezza diversa. Per esempio nel caso dell'organo, la terza armonica, che è questa, 660 Hz, è emessa molto debole, infatti la sua ampiezza, la sua intensità è intorno ai 60 decibel, quindi è molto debole la sua intensità. Invece la terza armonica del sassofono, che appunto è questa, ha un'intensità molto più grande. Quindi le frequenze emesse sono le stesse, ma cambiano le intensità. Questi picchi sono più alti o meno alti in base al tipo di strumento che emette quel suono, anche se la nota è sempre la stessa, cioè è sempre la nota a 220 Hz, che appunto sarebbe la frequenza fondamentale. E già che ci siamo, diciamo anche che 220 Hz è il La dell'ottava inferiore alla centrale, che era 440 Hz, quindi 220 Hz è il La dell'ottava prima, il cosiddetto La 3.
Infine, giusto così per completare il discorso da un punto di vista rigoroso, ciò che distingue i suoni del sassofono in questo caso e dell'organo, pur emettendo i due strumenti la stessa nota, è l'ampiezza delle stesse armoniche che emettono i due strumenti, quindi le diverse ampiezze, cioè le diverse intensità delle armoniche, ma c'è anche un'altra piccola cosa, cioè un'altra cosa, sono gli sfasamenti delle armoniche. Ogni armonica infatti rappresenta un'oscillazione di tipo armonico, e ciascuna oscillazione armonica dall'altra si differenzia non solo per la diversa intensità di ampiezza, cioè la diversa ampiezza con cui oscilla l'aria, ma anche con la diversa fase iniziale, cioè sono oscillazioni anche sfasate l'una dall'altra. Quindi quello che distingue i suoni dei due strumenti sono le diverse intensità delle stesse armoniche, ma anche i diversi sfasamenti che hanno le varie armoniche tra loro.